Beh, lo abbiamo detto oramai dall'inizio della nostra campagna elettorale molto lunga che è partita da settembre. Noi ci poniamo come asse centrale di un'alleanza civica di governo per la città alternativa al Partito Democratico e tutti coloro che scelgono di mettersi al servizio della città e di abbandonare i propri schieramenti politici sono ben accetti. Italia Viva Azione hanno fatto questa scelta, formeranno una lista civica di appoggio alla nostra candidatura. E ovviamente noi accogliamo con favore questa prima adesione. Siamo sicuri non sarà l'ultima e ovviamente manterremo centrale la nostra postura civica e l'unico obiettivo che avremo è quello di rilanciare la nostra città, San Giovanni Valdara. L'abbiamo ripetuto più volte, lo ripeto anche stamani, l'abbiamo detto in conferenza stampa, noi siamo aperti a tutti coloro che vogliano aderire al nostro progetto alternativo al Partito Democratico. Quindi ci stiamo rivolgendo a personalità illustri della città, ad associazioni, a partiti politici. Quindi tutti coloro che vorranno aderire al nostro progetto civico, sono ben accetti. Quindi sia centrodestra che 5 Stelle, diceva anche. Certo, noi stiamo avviando un dialogo anche con queste forze politiche che si ritengono alternative al Partito Democratico sangiovannese e quindi non precludiamo niente a nessuno.